conferenza stampa di presentazione della prossima Arredamont 2020. Allora voi sapete un po', o immaginate, immagino, tutte le difficoltà che stanno dietro l'organizzazione di questa edizione, perché penso che chiunque dei presenti sappia che qualsiasi iniziativa si voglia attuare in questo periodo c'è sempre la spada di Damocle del Covid e quindi di questa diciamo emergenza sanitaria che sta condizionando fortemente la nostra vita. Noi però abbiamo sempre creduto che fosse importante organizzare questa edizione di Arredamont, sostanzialmente per la ragione che intanto abbiamo alle spalle tre fiere non molto grandi, ma comunque Fiera Rettili, Fiera Foreste e Dolomiti Show, che hanno avuto un ottimo successo. La piccola Fiera dei Rettili addirittura ha avuto più presenze del 2018, e che è una fiera anche internazionale. Erano i momenti però più tranquilli perché la curva dei contagi era molto più bassa. La curva è salita, noi abbiamo costantemente, siamo stati in contatto con le imprese di Arredamont per sapere se loro erano comunque interessate a venire, e noi abbiamo detto ci siamo, noi vogliamo fare la fiera. La maggior parte delle imprese ha detto di sì. Questa è quindi la prima ragione, diciamo questa ripartenza. La seconda però è anche che la nostra fiera, la fiera di Longarone, è in mano soprattutto pubblica, e noi riteniamo che se si ubbidisce con grande rigore a quelle che sono le regole per evitare il contagio, quindi le mascherine, il distanziamento sociale, i gel, la pulizia, la disinfezione, ebbene dobbiamo dare anche il buon esempio, perché chi di noi sa quanto durerà questo virus e questa emergenza? Possiamo pensare al nostro mondo che per un anno, due anni vada avanti ancora in una situazione del genere e quindi con un blocco delle attività economiche? Ovviamente la risposta è no, e quindi la nostra idea è che bisogna che ci abituiamo a convivere con questo virus, ma evidentemente stando nell'ambito delle regole della sicurezza. Ecco, vi aggiungo su questo punto che le regole della sicurezza ovviamente sono quelle stabilite dalla legge, ma noi abbiamo voluto come Longarone Fiere aggiungere anche un tipo particolare di sanificazione, non solo degli oggetti, delle pareti, di tutto ciò, ma anche dell'aria, in maniera tale da aumentare ancora di più, con una garanzia di sanificazione molto forte, l'ambiente dove la gente entrerà dentro, dove ci sono gli espositori. Faremo molta attenzione quindi su tutto questo, ma il fatto anche di aver avuto fiducia da parte delle imprese ci porta oggi a dire col sabato prossimo partiamo e facciamo l'inaugurazione, quindi iniziamo il 31 ottobre, proseguiamo domenica 1 e lunedì 2 e ripartiamo ancora il fine settimana dopo con venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre. Quindi abbiamo anche una presenza nutrita, ho detto poco fa, abbiamo 112 marchi aziendali, di cui 102 che sono diretti. Essi provengono da 8 regioni del nostro territorio nazionale, ma sono presenti anche 4 paesi esteri, e questo la dice lunga anche sul carattere internazionale che ha questa fiera, questa 43esima edizione. Avremo una superficie espositiva un po' più ridotta rispetto al passato, ma comunque ci sarà uno spazio abbastanza ampio proprio per poter permettere il cosiddetto, come dicevo poco fa, distanziamento sociale. Come settori espositivi sono quelli classici che voi già conoscete, quindi dei mobili, arredi di montagna, i complementi di arredo, serramenti, scale, pavimenti, stufe, caminetto, arredo bagno, materiali per il restauro edilizio. E poi ricordo anche che ci sono tanti eventi, ricordo anche per esempio quello dei tappezzieri arredatori che avranno il loro stand. Ci saranno ospiti che sono molto specializzati nel settore, da per esempio Simone Perini di Firenze, poi il presidente europeo di
Pezzieri, Robert Egger, Enya Visentin, del Centro Studi e Ricerche Antiche Tecniche Pittoriche di Pordenone. Ecco, quindi una fiera che si preannuncia essere una fiera, diciamo, in formato un po' più ridotto, ma una fiera normale, nonostante, come dicevo poco fa, l'attenzione estrema che daremo a tutte le regole sanitarie. Quindi un esempio di come si può andare avanti a convivere e si deve andare avanti a convivere con questa situazione di emergenza sanitaria. Poi vorrei ringraziare le associazioni, i soci della Fiera di Longarone, tutte le aziende che ci hanno dato fiducia, e devo anche poi ringraziare dell'aiuto che ci è stato costantemente dato da parte del sindaco di Longarone Roberto Padrin, che ci ha assistito anche in tutta la parte, quella appunto della verifica del rispetto dei parametri. E devo ringraziare anche l'Associazione Nazionale delle Fiere Italiane, la EFI, perché ovviamente come noi si trovano in una situazione analoga tantissime altre fiere che sono sul nostro territorio nazionale, devo dire anche internazionale, e quindi diciamo che i comportamenti che stiamo adottando noi di sicurezza sono poi omogenei, se non a volte più severi, di quelli adottati dai protocolli che sono stati convenuti, concordati fra l'Associazione Nazionale Fiere Italiane e il governo italiano. Quindi una fiera in sicurezza, ma una fiera a Redamont che vuole appunto essere una continuazione della nostra attività quest'anno e essere la 43esima edizione. Infine ringraziamento anche ad Arte in Fiera, a Franco Fonso, perché anche questo, voi sapete, è uno dei settori, quello dell'arte, quello della cultura, che per noi deve sempre sottostare, andare a braccetto con quello che è il settore della produzione e il settore industriale, artigianale e quant'altro. Io penso che questa sia forse l'edizione veramente più difficile della storia di Arredamont. Ne abbiamo passate tante in questi anni, abbiamo avuto Vaia che ci ha colpito durante l'edizione di 2 anni fa, ma quest'anno i presupposti sicuramente non erano semplici e non sono ancora semplici. Devo dire che il grazie va al CDA, alla struttura di Longarone Fiere, che ha sin da subito cercato in tutti i modi di mettere in piedi questa edizione, e come diceva giustamente il Presidente prima, un grazie va soprattutto alle aziende che continuano fortemente a credere in questo evento. Mi auguro veramente che tutto possa svolgersi nel miglior modo possibile, che non ci siano ulteriori restrizioni nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che ovviamente creerebbero un danno a questo evento, che comunque insieme alla Mostra del Gelato è lo storico evento ad Agrimont del panorama di Longarone Fiere. Abbiamo dovuto purtroppo cancellare i convegni, però penso che questa sarà un'altra occasione di ripartenza e di rilancio. Abbiamo bisogno che l'economia non si fermi, e anche attraverso eventi come Arredamont penso che noi potremo dare il nostro contributo affinché l'economia possa avere dei risultati comunque positivi in un momento così delicato e difficile. Siamo presenti come Arte in Fiera, chiaramente è un momento difficile, però dall'esperienza che ho avuto quest'estate con la mostra Uoma, di cui vedete il cartello anche dietro perché è ancora in corso, vedo che c'è molta voglia di reagire, molta voglia di intervenire anche da parte degli artisti, ma anche da parte del pubblico, perché c'è proprio la voglia proprio di uscire da questo clima che si è creato. Speriamo che finisca presto, perché dubbiamente la cosa non è piacevole, ecco, diciamo, i risvolti saranno quelli che saranno, ma comunque bisogna andare avanti. Complimenti per Arredamont, che è una delle fiere di punta di Longarone, e ci saremo con gli artisti di Arte in Fiera Dolomiti, presenteremo una piccola anteprima di quella che sarà l'edizione, tra virgolette, perché chiaramente bisogna sempre fare i conti con quello che succederà di febbraio, e niente, bisogna andare avanti, bisogna assolutamente, giustamente, perseguire e andare avanti, e diciamo che insegna anche qualcosa, perché nella programmazione di questi eventi bisogna anche adesso cominciare a prevedere un piano B, un piano C, perché si vive alla giornata. In questa situazione si vive alla giornata, però si va avanti lo stesso, vedo che c'è molto interesse. Rinnovo il mio ringraziamento per lo sforzo che Longarone continua a fare per portare avanti questa fiera.
veramente lodevole. Anche noi come associazione abbiamo voluto assolutamente esserci, perché da anni ci aiutate, ci supportate, quindi assolutamente d'accordo nell'andare avanti e dare questo segnale forte che bisogna reagire nonostante tutto questo. Leggo un attimo due cose che avevo scritto, tanto per non perdermi. Allora, in questo particolare anno, tra incertezze e difficoltà che stiamo vivendo, noi tappezzieri continuiamo a promuovere e sostenere i valori del nostro mestiere, che per noi è fondamentale. Storia e cultura, che rende questa professione una parte importante del nostro essere italiani, un popolo che ama circondarsi dal bello e dal ben fatto, italiani che hanno creato stili e tendenze. In questa edizione ci concentreremo su un importante aspetto, la sostenibilità. La sostenibilità del nostro lavoro verso la nostra terra, e non potevamo farlo in un posto migliore che tra le Dolomiti. È un tema che è insito nell'essere uomo artigiano. Da sempre gli artigiani vengono definiti anche spesso accumulatori compulsivi. Un artigiano non riesce a buttare nulla. Tutto ai suoi occhi può essere riciclato, rinnovato, riparato o rivisto. Un artigiano seleziona con attenzione cosa usare, come usarlo, e non si ferma alle logiche produttive industriali. Varia il suo lavoro a seconda delle esigenze e delle richieste. Ogni manufatto artigiano può essere ripreso in mano, trasformato a seconda delle esigenze del momento, e di fatto gli allunga la vita quasi all'infinito. A sostenerci quest'anno a sostenerci comunque nel nostro lavoro c'è tutto il mondo del tessile, che ci propone soluzioni e processi lavorativi sempre più attenti all'ambiente e alla salute, con fibre e composizioni che cercano di andare sempre verso più la sostenibilità. Avremo anche come azienda che è nostra sostenitrice, portiamo un esempio, l'azienda Giovanardi Textile Experience, leader europeo di tessuti acrilici. Per capirci, sono tutti quei tessuti, le tende da sole, dell'outdoor. Dalle ricerche che hanno fatto in questa azienda è emerso che in media la lavorazione del tessuto, di un nuovo tessuto, scusate, dovevo suonare pure adesso, che in tutte le lavorazioni del tessuto c'è un 10% di scarto. Questo scarto viene raccolto da questa azienda e immesso in un nuovo processo lavorativo per tornare ad essere un tessuto lavorabile. Allo stand, appunto, come anticipato dal presidente Bellati, avremo anche come ospiti graditissimi un tappezziere Perini Simone di Firenze, che quest'anno festeggia 150 anni di storia. E il padre fu tra i fondatori della nostra associazione nel 1975. Avremo il presidente europeo di tappezzieri Robert Eger, che ci porterà la sua esperienza non solo in qualità di tappezziere, ma di persona che vive a Bolzano, un territorio dove i temi della sostenibilità sono vissuti in maniera avanzata. Avremo con noi Ennio Visentin del Centro Studi e Ricerca Antiche Tecniche Pittoriche di Pordenone, dove le tinture naturali e le lavorazioni nel rispetto dell'ambiente sono il pane quotidiano. Avremo infine anche con noi il supporto dell'Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane, Lisa Gain, che sostiene e promuove tutto un processo di produzione della lana friulana. Lo stand di quest'anno sarà una piccola bottega, lì in diretta, dove realizzeremo degli esempi di tappezzeria. Questa bottega è stata allestita assieme ai miei colleghi del gruppo Friuli Venezia Giulia, che mi permetto di citare perché lo meritano, perché si stanno dando da fare tantissimo per questa cosa, che è Antonella Mazzariol di Budoia, Paola Mazzon di Valvasone, Patrizia Brescancin di Porcia di Pordenone, Mirko di Tofol di Belluno. Questo è un nuovo tappezziere che si è aggregato l'anno scorso con noi, quindi mi fa più che piacere avere finalmente anche un bellunese nello stand CITA. Diego Medici di Marcon Venezia, Marco Arosio di Milano e il sottoscritto. Il laboratorio poi sarà anche allestito, abbiamo avuto anche un supporto per quanto riguarda le attrezzature con la GS Grando, macchine da cucire industriali, che ci dà una mano anche per allestire questo spazio. Vi aspettiamo per incontrarvi e farvi vivere un po' il nostro mestiere. Questo è quello che cercheremo di fare, insomma, assieme a Longarone Fiere, che ringrazio ancora tantissimo per veramente il grande supporto che ci date. Porto il saluto di Diego Donazzolo, il presidente di Confagricoltura di Belluno. Sono state dette tantissime cose, vedo un impegno immane e proprio per questo mi aggrego al presidente della provincia Padrin nel ringraziare
lo sforzo che stanno facendo sia Longarone Fiere, sia gli espositori e sia, speriamo che ci siano anche parecchie persone che vengono a visitarla, per cui un plauso va a tutti e al nostro presidente di Longarone Fiere che si sta adoperando con i piedi e con le mani, dicono i vecchi, e che questo sia un forte auspicio non solo per la fiera ma anche per il coronavirus, che lottando anche in questo modo chissà che riusciamo ad abbassare un po' la tendenza e quindi renderci un po' più tranquilli anche per la fiera. Quindi un grande in bocca al lupo a tutti noi e forza, avanti tutta. Anche noi cerchiamo di partecipare malgrado il momento che tutti conosciamo. Per noi Longarone Fiere è sempre stata un'importante vetrina e pertanto anche questa volta cerchiamo di esserci, insomma. Bisogna essere solidali nei momenti facili e anche nei momenti difficili, anche perché è importante prepararci per quando ripartiremo, per poter ripartire bene. Quindi per noi è anche molto importante questo momento, perché stiamo attivando l'orientamento dalle terze medie alle scuole superiori. La nostra scuola da 3 anni ha avviato i percorsi per operatore edile, elettrico, idraulico del sistema a casa, quindi sull'argomento siamo veramente presenti. E quindi ci teniamo a partecipare anche in questa occasione e ringraziamo il presidente e tutti gli operatori di Longarone Fiere per l'impegno che ci stanno mettendo per andare avanti. Grazie.